Silvia Truzzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Una grande attrice e adesso anche una grande regista, dopo i successi di critica che sono arrivati e anche di pubblico che sta arrivando per il suo piede da Cannes, Valeria Golino. Diceva Valeria, adesso andranno via tutti, no? Allora, chi comincia? Vice direttore. Vabbè, ti passerò il mio. Mi senti silente? No, non avevo, come al solito, non pensavo alla tua popolarità. Allora, cominciamo a bombardarla un po'. Io partirei dal film. Valeria ne ha fatti, mi diceva venendo qua, una settantina, più 75 che 70. Sta per raggiungere Totò, che ne aveva fatti 98. Ma sono molto meno ricca di lui, perché ormai non è come prima, ne parlavamo in macchina. Totò era ricchissimo ed era diventato anche nobile tramite il suo lavoro, si era perfino comprato un casato, no? Noi non ce lo possiamo permettere. Ecco, e di questi 75 film è sempre stata protagonista, coprotagonista, anche meno all'inizio quando era piccola, non aveva mai fatto un film da regista e adesso lo ha fatto, è sentito La Miele, qualcuno di voi, penso molti di voi magari l'hanno visto, e ci domandavamo appunto che coraggio ci vuole oggi nel 2013 con la crisi del cinema, con questa ridicola tendenza tutta italiana fare commedie e basta, perché chi va al cinema deve ridere, di esordire con un'opera prima dedicata a un tema che fa tremare come quello del fine vita, tra l'altro trattandolo in una maniera delicata, come chi di voi ha visto il film sa, senza prendere posizione ma facendo vedere in un solo film tutti i pro, tutti i contro, tutte le emozioni, tutte le tragedie, i dubbi, le angosce che può provocare la scelta di interrompere prematuramente una vita che peraltro se ne sta andando. E quindi vorrei chiederle che faccia hanno fatto nel suo ambiente quando lei ha annunciato che la sua opera prima non sarebbe stata una commedia, un film d'amore, un film di avventura, un film thriller, un film come quelli che lei ha sempre interpretato, ma invece un film come Miele. Gli amici mi hanno consigliato di non farlo, produttori, distributori, persone di cui il parere mi interessa e anche punti di riferimento per me, persone che fanno questo lavoro da tanto tempo mi hanno detto che sarebbe stato, come poi effettivamente lo è stato, difficile, che sarebbe stato quasi impossibile finanziare questo film e se qualche pazzo l'avesse finanziato sarebbe stato difficile distribuirlo e se mai qualcuno l'avesse distribuito non ci sarebbe andato a vedere nessuno. E quindi effettivamente i miei produttori, Riccardo Scamarcio e Voitiola Carastieri, ed io, abbiamo proprio deciso di autoproducerlo, abbiamo creato una piccolissima casa di produzione che si chiama Buona Onda e abbiamo tentato di farlo da soli perché abbiamo capito che non avremmo trovato un grande fratello, qualcuno che poteva accompagnarci in questa avventura o all'epoca poteva sembrare anche una disavventura, insomma. Diciamo che
non era, ecco, non sono stata spronata a farlo, però non per questo, non per questo ho pensato che non fosse invece l'unica cosa che volevo raccontare, almeno in quel momento, ecco. È molto interessante vedere le reazioni della critica, che io così almeno la vedo, a seconda sempre i peggiori istinti del peggiore pubblico anziché cercare di migliorare il pubblico, e che è quindi secondo me corresponsabile della crisi del cinema italiano. La critica italiana, i premi eccetera eccetera sono stati molto più avari rispetto invece alla estrema generosità che ha avuto la critica straniera e la consacrazione di un premio, non certo la Palma perché voi non eravate nel concorso principale, ma il premio che avete ottenuto a Cannes, esattamente come è accaduto a un altro film, secondo me coraggioso, non coraggioso come il vostro, il film di Sorrentino, che in Italia, dato che non fa ridere a seconda dei canoni della commediola all'italiana, è stato stroncato, mentre è stato molto apprezzato all'estero. Da questo punto di vista vuoi dire qualcosa? Guarda, io devo dirti che anzi io sono molto contenta delle critiche che ho avuto in Italia, inaspettate per loro. Ho avuto delle critiche piuttosto belle, piuttosto anche più approfondite di quello che mi aspettavo, perché il problema della critica spesso non è quello di assecondare i film mediocri che come dire, imperversano, cioè l'intrattenimento che va pure bene, però insomma l'evasione per l'evasione, evadere a tutti i costi, questo è il problema, non è solo aiutare i film mediocri e non aiutare affatto quelli insomma, che cercano di volare più in alto, non sempre ci riescono, però il cinema di ricerca non è per niente, come dire, non è coccolato, non è più coccolato in Italia. Spesso il problema della critica è anche che non sono critiche, cioè non c'è una critica approfondita, vera sul lavoro degli artisti, che può essere anche una bellissima stroncatura, perché qualche stroncatura io ne ho lette di belle, di serie, e che fanno pensare. Il problema è che spesso rimangono in superficie, che nessuno vuole approfondire questi critici. Quindi nel mio caso io ho trovato che ci fosse una benevolenza inaspettata, forse l'indulgenza che si ha con i principianti, io mi va benissimo, mi va bene anche la pacca sulla spalla, io non ho problema con questo, voglio dire, mi va bene, basta che date l'attenzione che serve a un'opera. Quindi io non so, sono, diciamo che la critica non mi ha deluso, ecco. Il problema della critica riguarda anche i libri, cioè secondo me è un tema comune, nel senso è un po' scomparsa la figura del critico. Questo ha delle conseguenze. La domanda che ti volevo fare però è un'altra. Il tuo film affronta un tema di cui si è cercato di dibattere politicamente senza riuscirci e assistendo a delle uscite. Ricordo la vicenda di Luana, quella che abbiamo tutti più presente. Io credo che anche gli intellettuali abbiano e gli artisti abbiano una responsabilità, perché questi temi non vengono affrontati, non c'è un aiuto a portarli alle persone. Tu l'hai
hai fatto, di questo te ne ringrazio, anche perché sei una giovane donna e per cui mi sembra un bellissimo segnale. No, è vero, il cinema arriva a tante persone ed è un modo per farli riflettere. Volevo sapere come sei arrivata a scegliere il tema, perché il film di Valeria è tratto da un libro bellissimo di Mauro Kovacic, e se ci racconti com'è stata la gestazione. Sì, ho letto qualche anno fa, quasi 3 anni fa, questo libro veramente bello, scritto da Mauro Kovacic, anche se all'epoca si nascondeva dietro uno pseudonimo femminile, Mauro Kovacic è chiaramente un maschio, invece il libro che ho letto io era firmato da una sconosciuta scrittrice chiamata Angela Del Fabbro. Questo libro mi è veramente piaciuto, sia come libro, cioè letteratura, quindi come era scritto, sia il tema come era trattato. Ho chiesto i diritti, come si fa normalmente in questi casi, non ero sicura di volerlo dirigere, anche perché a quel punto avevo fatto solo un piccolo cortometraggio di 14 minuti, avevo appena finito di fare la regia del cortometraggio, quindi mi sembrava, quando ho preso i diritti, che fosse una, come dire, fosse troppo difficile per me. Era difficile maneggiare il tema? Sì, ho pensato che fosse troppo delicato e che probabilmente avrei lo avrei dato a un regista con più esperienza di me. Diciamo che il mio primo istinto da attrice quale sono è stato quello di interpretare il personaggio femminile. Ho detto, prenderò i diritti di questo libro per interpretare questo bellissimo personaggio femminile, molto inedito in Italia, molto moderno nel miglior senso della parola, e l'ho preso con quest'idea, anche se non proprio formulata nella mia testa, però pensavo di interpretarlo. Quando ho cominciato ad approfondire la lettura e a cercare di capire cosa ne avrei fatto, mi sono, come dire, disamorata dell'idea di farlo io, non perché non continuassi a pensare. Facciamo apposta per far prendere fiato. Ma perché questo bellissimo personaggio femminile, a parer mio, era più giusto per una donna più giovane di me, per una ragazza di 27, 28, 30 anni, perché mi sembrava che fosse la giovinezza di questa persona fosse importante in questo caso. Mi sembrava. Vogliamo dirlo, è il personaggio di una infermiera che aiuta i Non è un'infermiera, lui lo ha visto il film, però continua a dire infermiera. È una ragazza che bazzica gli ambienti ospedalieri e che aiuta i malati terminali a morire. Anestesista. È un'ex studentessa di medicina che ha abbandonato appunto i suoi studi per seguire il suo ex fidanzato anestesista, quindi medico, che comincia a mandarla in giro per l'Italia ad aiutare i malati terminali a morire. Il modo in cui lo fa è facendo dei viaggi mensili o comunque periodici in Messico, in delle città di confine come Tijuana, dove ho girato il film, e dove compra barbiturici per uso veterinario, quindi per cani, per cavalli. Con questi barbiturici ritorna poi in Italia ed è uno dei modi con cui aiuta le persone a morire. Qual era la domanda? Mi sono dimenticata. Avevi già risposto. Ah, ecco, che non è un'infermiera, però questa non è una domanda, questa è un po' più meglio ai miei confronti. Senti, io mi sono segnato alcuni dei registi con i quali tu hai lavorato.
ha iniziato, adesso magari è vero, è un'altra legnata, però insomma pare che sia stata scoperta da Lina Wertmüller, poi c'è Tomaselli, Piano Montaldo, la Pontrotta, Del Monte, Frankenheimer, Chopin, Salvatore, Tarantino, Carpenter, Solvini, Archibugi, Ospite, Crialese, Bentivoglio, due nomi che non capisco, Grimaldi, Calopresti, Piccioni e Rubini. Chi ti manca? Cioè, c'è un regista, l'ho detto Tarantino, Four Rooms, non mi ricordo se era anche l'episodio di Tarantino o se era di Rodriguez o di un altro, ma insomma era un film. Esatto. Però Quentin Tarantino supervisionava tutti e quattro le regie. E quindi mi domando, c'è un regista col quale non hai lavorato e che ti sarebbe piaciuto da impazzire o ti piacerebbe da impazzire fare qualcosa con lui? Mille, cioè tanti, ci sono ancora tanti registi con cui non ho lavorato, con cui probabilmente non lavorerò, però è chiaro che ci sono degli immensi registi. Sarà capitato di dire quello mi ci terrei particolarmente? Ma per esempio in Italia mi sarebbe piaciuto lavorare con Bertolucci, con Bellocchio, con Martone, con Sorrentino, con Garrone, rilavorerei con molti dei registi con cui ho già lavorato, non tutti, però con molti, poi in Europa con Odiar, con l'americano, con Malik, Terence Malik, piuttosto che con i fratelli Coen, vabbè, ma quelle sono cose, ognuno... Certo, ci sono tantissimi artisti con cui mi piacerebbe molto lavorare, come no. E da regista invece tu hai lavorato con Carlo Cecchi, questo film oltre che con l'intriga che è della tua scelta. Infermiera. No, ve la vorrei far vedere l'infermiera, se ci fosse una foto di Jasmine Intriga, non è vestita da infermiera. Ma quello succede in altri posti. Sicuramente l'abito non fa il monaco, che vuol dire? Ecco, vedi, ha fatto delle cose terribili, ha fatto tagliare i capelli. Una volta si è addormentata sul set stremata, le ha fatto tirare nel ghiaccio da cavaliera questa storia. Sì, ma perché mi serviva nella scena. Lei dormiva. Ma poi magari fossero queste le crudeltà da fare agli attori. La crudeltà che si può fare a un attore è il disamore, il disinteresse, il non guardarlo mentre fa delle cose belle, e non essere una rete. Questo tu lo fai? Questo non lo faccio. Poi posso strapazzare, spingere, stare troppo addosso a un attore, però sempre secondo me con l'affetto, con l'attenzione, con il rispetto che si ha per un lavoro così delicato. Ecco. Io per esempio mi sono accorta che con Jasmine, che è la protagonista del film, ho visto qualche tempo fa il making of che è questo, insomma, il raccontino dietro le quinte mentre stai preparando il film, mentre stai facendo il film, e mi sono accorta che la toccavo in continuazione, o le massaggiavo le spalle, o la accarezzavo, o la stringevo, o la sculacciavo, le stavo sempre con le mani addosso, come una sempre a darle acqua sconvolto. Sì, e lei paziente. Sì, me la abbracciavo, la spingevo, mettevo la fronte sulla fronte, che ho avuto un rapporto talmente fisico con lei, per cercare di trasmetterle l'energia e l'affetto che provavo per lei, la gratitudine profonda che avevo per lei, perché appunto si portava addosso il film, anche le mie insicurezze, cioè gli attori quando sono bravi sono veramente dei coautori del film. E quindi quando ce l'hai davanti, ma anche, è così come Carlo Cecchi, la sua presenza per me era un regalo nel film. E quindi lui è. Se è andato, c'è qualcuno di voi che ha visto il film La Verità? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grazie mille, ma se il resto anche in parte.
Allora, metto situazionista. Sbagliato. E questo, cioè, gli attori. Ma invece qual è la peggiore allegria che un regista ha fatto a te? Piacciono le collette. No, da adesso mi verrà in mente sicuramente, i registi possono essere anche molto cattivi, perché è proprio il lavoro un po' che cattivi, nel senso nel contesto di quello che si fa, perché è un lavoro difficile, è un lavoro molto anche solitario in parte, in cui hai la responsabilità di tantissime cose e la paura di sbagliare. E quindi adesso che anch'io sono in erba una regista, ho più pazienza, sono più docile all'idea di essere diretta, perché mi rendo conto quanto poi è difficile portare avanti questa barca, questa baracca che è un film, insomma. Pensi che sia un unico questo film come regista, oppure ne hai in mente degli altri? Cioè, in questo momento ti piacerebbe di più tornare a recitare, a parte che so che stai uscendo con delle cose che hai fatto nel frattempo, poi magari ci racconti, ma cioè, c'è un momento nel quale uno dice vabbè, mi piace imboccare questo nuovo filone, oppure è una cosa che volevi provare, è andata benissimo e adesso la lasci lì? Mi piacerebbe fare un altro film, mi piacerebbe come, non ho ancora una vera e propria idea che mi, come dire, appassioni a tal punto da perderci, cioè, altri 3 anni della mia vita, perché è talmente faticoso, è talmente tanta l'energia, l'ansia che metti dentro questa piccola impresa, che appunto io, il mio lavoro principale è l'attrice, mi piace ancora farlo, quindi voglio fare un altro film, ma solo se mi viene quella piccola ossessione che mi è venuta per Miele. Non ne farò un altro solo perché adesso è più facile farlo, perché adesso mi vogliono finanziare il prossimo film. Come succede spesso, il secondo film è il vero difficile, il primo e poi il terzo, e se il secondo è brutto ricominci da capo, no? Quindi vedremo, insomma. Adesso ci sto pensando, intanto faccio film d'attrice. Spesso quando si parla della crisi del cinema italiano si va sempre a parlare dei soldi, del fatto che mancano i soldi eccetera, ma secondo te perché è in crisi il cinema italiano? Io sono più di 25 anni che faccio questo lavoro, quasi 30, e io ho sempre sentito, cioè c'è sempre stata la crisi del cinema italiano, io sono cresciuta nella crisi del cinema italiano, di volta in volta gli anni passano, cambiano le nuance, cambiano, ci sono mille motivi, sicuramente comunque il cinema fa parte di tutto quello che riguarda la cultura in Italia. Voi tutti sapete che la cultura non è una priorità, nonostante sia la nostra, veramente per l'Italia più che per altri paesi, la nostra, come dire, dai che tu le parole ti vengono sempre. La nostra... È solo infermiera stasera, ma non la ripeto. Aiutami, la nostra carta d'identità, il nostro biglietto di visita, il nostro, se c'è una cosa forza, che in Italia, punto di forza. Però questo sembra, insomma, non credo che i nostri governi non se ne stiano occupando, potremmo dire tutti i motivi perché e per come, però fatto sta che il cinema fa parte di quel calderone, entra in quel calderone della cultura che in questo momento non è una priorità, e quindi mancano i soldi sicuramente. È anche vero che negli ultimi anni, nonostante tanti talenti, perché ce ne sono di talenti in Italia secondo me, però
raccontarsi, cioè il cinema che racconta anche noi, noi stessi, la nostra storia, il nostro momento. È difficile raccontare questo momento storico in Italia, è difficile trascendere semplicemente i fatti e renderlo, diciamo così, poetico, renderlo raccontabile. È ottuso questo momento da raccontare, si racconta quei fatti, meno che in qualche, ci sono 3-4 persone che sono riuscite a farlo, proprio perché hanno fatto dei film o dei libri, ma si contano secondo me sulle dita di una mano, come dire, prendi il Caimano piuttosto che il Divo, piuttosto che... Sono film politici, sì. Tu lo faresti un film politico? Io non posso dire non lo farei, però non è nella mia natura. Diciamo che io sono più interessata all'immaginazione che ai fatti. Se devo raccontare, racconto più, mi piacerebbe raccontare di più tra le cose che le cose, cose che tu non puoi proprio, non riesci proprio a relazionarti. Esiste anche la vita al di là dei fatti. Il fatto che non si facciano tanti film belli e se ne facciano molti meno di un tempo c'entra qualcosa con la crisi del cinema italiano? No, perché noi nel nostro ambiente, anche dove siamo cresciuti, già io fui molti più anni di Silvia, e di te non parliamo, sono cresciuto sentendo sempre parlare della crisi della carta stampata, la crisi dell'informazione, sempre stata in crisi, e ogni volta che se ne parla immediatamente si dice ma perché lo Stato non aiuta. E io sono d'accordo sul fatto che lo Stato debba aiutare il cinema, il teatro, la musica, non sono d'accordo sul fatto che lo Stato debba aiutare i giornali, ma si parla della crisi dei giornali come sempre, come se fosse, diciamo, un fenomeno atmosferico avverso, una sfiga, non so, l'invasione delle cavallette, una cosa che non c'entra niente poi con coloro che fanno i giornali. L'altro giorno è uscita la notizia che negli ultimi 5 anni i giornali hanno perso 1 milione di copie e immediatamente gli editori e i giornalisti hanno detto ci vuole un aiuto, eccetera, ma domandarsi anche il perché la gente non legge più i giornali, cioè se i giornali cominciassero di nuovo a dare delle notizie, per esempio, potrebbe essere un'idea per vedere di invertire la rotta. Allo stesso modo io, che sono un sostenitore non degli aiuti di Stato, ma del fatto che lo Stato aiuti, per esempio con la formula del tax credit e di tante altre cose per le quali voi giustamente dibattete, però non sento mai qualcuno dire, ma insomma 20-30 anni fa si facevano molti più bei film, c'erano molti più talenti, forse proprio perché gli aiuti di Stato sono andati sempre e soltanto verso il conformismo, mentre chi vuole fare dei discorsi fuori dal seminato e disturbare i manovratori, certi aiuti non li ottiene e quindi alla fine si essiccano proprio certi filoni che di solito sono i migliori. L'irregolarità non è mai premiata, no? E no, quindi il talento nasce sull'irregolarità. Sono d'accordo con te, io penso che, cioè, grazie a questo modo di fare ci si comincia ad autocensurarsi, a pensare a delle storie sempre più medie, a pensare mai al verso su, verso giù, ma nemmeno allo sceno, ti dirò, guarda, nemmeno al veramente trucido, no, perfino le cose un po' più, è sempre nel medio, perché si sa che il medio, forse, se proponi qualcosa di medio, sarà più facile che te lo facciano fare, quindi le storie di un certo tipo non le proponi più, quindi non sei, poi credo che, adesso io credo che ci sono mille motivi per cui siamo meno bravi di prima, non li conosco tutti, è vero quello che dici, si facevano film
i più belli, adesso ne vanno molti, molti di meno. Credo che comunque il dagli e dagli, come si dice a Roma, per rientrare noi, per rientrare in un sistema, per entrare nel sistema e per riuscire a lavorare e a vivere del proprio lavoro, tutti si sono rimpiccioliti, probabilmente consapevolmente, inconsapevolmente, non lo so, però io so che tante cose non le puoi proporre e se le proponi, e anche se riesci a farle, saranno comunque, rimarranno di nicchia, perché il mercato proprio ormai comanda il modo in cui queste cose saranno viste. Un film, e poi finisco perché non sto dicendo né niente di nuovo, né probabilmente nulla di interessante, ma sto seguendo un pensiero, ma un film appunto di commediacce, perché ci sono commedie bellissime, io non sparo contro quelle, ma di commediacce che si sa che sarà distribuito probabilmente in 700-800 sale in Italia, cioè in tutta Italia, dappertutto, più della domanda, cioè i cinema italiani vengono invasi dal film mediocre e il film diverso, irregolare, come vuoi tu, se ha fortuna ne avrà 100, quando non hanno fortuna è che sono, ne hanno 30, 35, ma che tipo di cultura vuoi fare? Che tipo di, ma chi vuoi, cioè è uno scherzo, quindi le persone, il pubblico si disabitua, le persone che fanno questo lavoro si disabituano a, no, a prendere rischi. Proprio il dagli e dagli, cioè ce l'hanno fatta, se uno volesse essere un po' così apocalittico, no? Potrebbe dire ce l'hanno fatta a far diventare tutto piatto. Sicuramente, come ti dicevo, è difficile da raccontare, secondo me, difficile riuscire a raccontare la nostra, però ci si riesce e anche secondo me è nostro dovere farlo in qualche modo. Io riesco a pensare alla contemporaneità, però mai, ma nella mia, chiamiamola così, se ce l'ho, poetica, insomma, per darmi un po' di, per darmi un'aria da, nella mia poetica la contemporaneità non è cronaca, non riesco a mettere le storie che voglio raccontare nella cronaca, nei fatti, come dicevo prima. Ci sono altri registi che lo fanno molto meglio di me, cioè che hanno proprio un'indole politica verso il politico, verso, più evidente che la mia. Ma io mi riferivo anche, per esempio, alla scelta di Angelina Jolie. Se ne è parlato tanto, no? Di quello che lei ha fatto, la scelta di operarsi, stabilendo di poter incoronare una materia. Questo è molto contemporaneo, perché tra un po' la mappa del genoma costerà poco. Tu questo lo trovi interessante, il giornale ne ha parlato tanto. Certo, è interessante che come tutti noi un po' sono spaesata, non riesco ad avere un'opinione definitiva rispetto anche al gesto che ha fatto Angelina Jolie, non ne conosco abbastanza i motivi, se ci sono motivi più reconditi, più, non lo so, non riesco a giudicare, so che è comunque eclatante come gesto e non riesco a giudicarlo ancora, sono anch'io a tentoni in questo nuovo mondo, no? In questo mondo mi ha turbato comunque, mi ha turbato che questa prevenzione così estrema, no? Da determinare le vite, poter autodeterminare. Sì, è abbastanza, sono tutte cose, le cose stanno cambiando a una velocità così, cioè non facciamo in tempo, io almeno appartengo comunque ancora al vecchio secolo,
siamo, no? Io sono lì che mi accorgo che stanno succedendo dei cambiamenti enormi che si radicano nelle nostre vite, quasi senza che ce ne accorgiamo, tra cui anche questo, no? Ma tutto il modo in cui tutto, insomma, sta cambiando tutto in questo momento, quindi a noi sta solo almeno adattarci e cercare di capire di volta in volta chi siamo. Questa domanda te l'ho fatta perché quando ho letto la cosa di Angelina Jolie, rispondendo anche a Marco, ero in Francia all'inizio dell'anno e Le Monde ha fatto un giorno, tra il 4 gennaio, il primo sfoglio su questo, la mappa del genoma, le prime 4 pagine, un numero interessantissimo. Io in francese lo sono tenutoni, mi sono ritagliato e l'ho letto, ho cercato di capirlo perché era un tema che mi interessava, quindi forse anche i giornali se devono guardare qualcosa anche in Italia magari hanno qualche speranza di sopravvivere. Io volevo chiederti un'altra cosa, puro pettegolezzo sulla tua carriera, diciamo che si racconta che tu due volte sei arrivata in finale con Julia Roberts per fare un film e poi tutte e due le volte ha vinto Julia Roberts, poi un'altra volta invece sei arrivata e hai vinto la finale ma hai rinunciato a fare un film clamoroso che era True Lies perché avevi altri impegni. Intanto vorrei sapere se con Julia Roberts avete mai parlato delle vostre finali e del loro esito, e poi soprattutto se a ripensarci in True Lies se la stilista bene, oppure se rivendichi quelle scelte, cioè se capita spesso di dire di no a un film e poi di vederlo al cinema e dire cavolo, però devo farlo io invece di Jamie Lee Curtis, perché credo che quello l'abbia fatto Jamie Lee Curtis, no? Era True Lies. Eh sì, sono molti più i film che nella vita di un attore sono quelli non fatti di quelli poi che invece riesce a fare per mille motivi, per decisioni sbagliate oppure no, oppure anche semplicemente decisioni perché non viene scelto. Io i film più belli sono quelli che non ho fatto, non è vero, non ho fatto dei film pazzeschi. Ma film che poi non sono stati fatti per un motivo o per un altro. Film che non esistono. Sì. Vabbè, ma non fare film che non esistono è come non scrivere libri che non. No, però per esempio. È lì, una grande rinuncia. Elia Kazan, non so se sai chi è Elia Kazan. Vado, ho sentito nominare un paio di volte. L'ultimo film di Elia Kazan. Era un grandissimo regista, molto. Un artista. Gigantesco regista americano, l'ultimo film suo dovevo farlo io e poi non sono mai riusciti ad avere i soldi che volevano, anche perché lui era molto mal visto a Hollywood per le questioni del maccartismo, del fatto che lui era stato comunque, sembra che non si sia comportato bene. E quindi non è, per esempio, un film di Nagisha Oshima, sai quello che aveva fatto L'Impero dei Sensi? Sì, ma io amo la pena Elia Kazan, quindi figurati. No, a te non lo so, che so che li conosci, però tanti film, è vero, con Julia Roberts, che infatti lei è Julia Roberts, io sono Valeria Colino, non ho fatto Pretty Woman, cioè ero la seconda. Se non l'avesse fatto lei, l'avrei fatto io. Ma lei accettò. Poi effettivamente sì, qualche volta ne abbiamo parlato, ma io parla quasi sempre lei. Parla. Giustamente, anch'io parlerei tantissimo. Fu la seconda. Se così è. Fu la seconda. Era giusto, ecco, volevo dire questo, che secondo me quel film era giusto che, al di là poi di quello chiaro che possiamo dire, era giusto che lo facesse lei, perché lei era perfetta per fare quel film, no? E poi mi è successo subito dopo, sì, un'altra volta, con un film che si chiamava Linea Montale. Sì. Pure sulla mia vita può avere ragione lui. La
Messaggeri che ce l'ho. Ce l'ha. Infatti. E adesso che fai? Che cosa esce? Adesso in autunno esce un film che ho fatto quest'autunno, cioè lo scorso autunno, che si chiamerà Come il vento, e il regista che si chiama Marco Simon Puccioni. Che è un tema molto allegro, come, come sempre. La vita vera di una donna italiana che si chiamava Armida Miserere ed era la direttrice di molti carceri di massima sicurezza italiani, una super direttrice, una donna veramente, una storia veramente incredibile, veramente anche struggente, di questa donna che poi si è suicidata. Si può fare una battuta su questa cosa, dimmi, per prendere una risata? No, perché avevo detto che era un tema invece più... Cioè, è la storia vera di una persona che è morta 10 anni fa. Detto questo, è un bel film, perché parlandone così sembra un bel film. E poi adesso devo fare un film con Gabriele Salvatores, questo autunno, settembre. Lui hai già fatto Puerto Escondido. Puerto Escondido, sì. Quante cose so. Ma li hai visti i miei film, oltre che sapete? Puerto Escondido sì, gli altri no. Solo quelli leggeri, quelli d'avventura. Ce l'ho fatta, perché ti sei sempre in tutte queste interviste, io sono solo Valeria Golino, eccetera. Però sei Valeria Golino. Ma io non sono Erba. Non sono. Non ho mai detto ce l'ho fatta, non lo dirò mai, perché proprio non lo dirò. Non è Golino. No, ma non sono falsa modesta, affatto. Sono anche forse presuntuosa per certi versi, ma non sono soddisfatta, non è nella mia natura. Proprio la parola soddisfazione non mi piace, mi fa addormentare, ecco, mi leva gioia la soddisfazione. Io tendo alla gioia, ma non alla soddisfazione. Sono due cose molto diverse. Una cosa che c'entra poco, però credo che sia bello farlo, abbiamo 5 minuti. Siccome è appena mancata una grande attrice, all'Italia mancherà molto, che è Franca Rame, volevo ricordare un secondo un'altra attrice, che siccome è stata anche molto amica di Marco, lei ci manca molto, ma credo che abbia lasciato. Volevo fare una domanda a Valeria, oltre che ricordare naturalmente Franco. Credo che abbia lasciato anche un testimone alle attrici di questo paese, no? Di impegno. Il contrario delle anestesie riparative. Sì, loro erano due attori particolarmente anche impegnati in tutti i sensi, no? Fanno parte di un'altra generazione di italiani anche. Quella generazione lì era una generazione molto più, almeno dal mio punto di vista, non appartengo a quella generazione, ma ho conosciuto tante persone di quella età e devo dire che mi ha sempre sorpreso l'intelligenza, la spregiudicatezza, la modernità, l'entusiasmo, la giovinezza di quelle persone. Quanto spesso invece mi sembra che noi siamo oggi brontoloni e annoiati. Ecco, lei era una grande attrice ed apparteneva anche a una generazione di persone combattive, pensanti, che avevano appunto un'idea di futuro. Ecco. Lei c'è stata nelle battaglie civili degli ultimi 30 anni. Oggi le battaglie civili cambiano, per esempio quella di cui tu ti occupi nel tuo film è una battaglia, non si può lasciare un vuoto di tutti i tipi, anche legislativo, anche di partito politico. Ci mancherebbe altro. Io credo che appunto che il cinema può smuovere, diciamo,
diciamo, senza usare parole altrui, smuovere le coscienze, può far parlare, pensare, farsi delle domande, non deve essere per forza di propaganda in un modo o in un altro, però il porsi delle domande credo che sia la cosa più importante in questo momento, cioè rimanere curiosi, pensanti e anche cambiare idea, per esempio, rispetto a quello che ai nostri pregiudizi, alle cose che siamo convinti che non vogliamo cambiare. Ecco, il cinema come altre forme d'arte può precisamente svegliarci, ecco. Io avrei ancora una piccola, minuscola curiosità. Entra le domande toste e lui il gossip. Esatto. Dimmi. Viene anche sul giornale. Il premio Signorini 2013. Facciamo così. Allora no, molti hanno, sono rimasti colpiti dall'interpretazione di Sabrina Ferilli nel film di Sorrentino Ultimo. Sabrina Ferilli orgogliosamente ha fatto dei cinepanettoni, ma a te hanno mai chiesto di fare un cinepanettone? Se te lo chiedono, tu che cosa dici? E c'è anche chi sostiene che una grande attrice, perché no, pure il cinepanettone. Io ho fatto comunque dei film molto molto leggeri anche, tipo Hot Shots, vi ricordate che si chiama Hot Shots, non l'hai visto, ma è proprio il tuo genere, te lo giuro, ti manderò. Ma forse è così il mio genere se non l'ho visto. Non mi hanno mai chiesto, ahimè, perché non mi prendono proprio in considerazione. Con Bombolo non hai mai recitato. Con Bombolo. Bombolo. Non hai mai recitato. No. No, ma non sono così snob come cerchi di farmi sembrare. No, ma io non voglio farti apparire snob, sono molto curioso di sapere, dato che tu sei famosa per aver fatto soprattutto dei film di un certo livello, se arrivasse Vanzina dalle tue parti. Sì, un film dell'orrore. Se arrivasse. No, Vanzina tra l'altro è una pure simpatica, quindi mi dispiace prendere in giro pure Vanzina. Guarda, mi fai uscire la parte peggiore di me. Guarda, io ho fatto molteplici generi di film, alcuni anche molto brutti. Detto questo, all'inizio, quando decido di farli, c'è, almeno nella mia testa, c'è un'idea di bello. Non è che un film leggero e brutto è il film grave e pesante e bello, anzi, se Vanzina mi proponesse un film che leggendolo... non è una priorità per me, ecco, però non è detto. C'è speranza. Sai che ho conosciuto la Loren? Ah sì? Sì. Ma quanto adesso? Sì, sì. C'è ancora? C'è, giuro che c'è. Ero anche piuttosto emozionata. È vigile, presente. Questo non te lo so dire.